Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. 42esima edizione di Bergamo Film Meeting, direi ampia maturità ormai. Cosa dire del programma? Ovviamente parlano poi le direttrici artistiche. Alcuni pensieri. Intanto il primo, è forse il primo festival dopo la pandemia questo, in cui il pubblico sta tornando al cinema. Non che fosse mai mancato al Bergamo Film Meeting, ma mi sembra che l'indicazione della stagione sia stata quella di un ritorno piuttosto in forza, i numeri dicono anche addirittura a numeri prepandemici, di gente che è tornata in sala a vedere il cinema. Grande notizia, abbasso le cassandre, che avevo compreso anche me, mi ci metto, in cui pensavano che il fosse un processo ormai inarrestabile, anche se certamente molte cose sono mutate e quelle non cambieranno più, però l'idea che si sia identificata la sala ancora come un posto dove andare a passare del tempo insieme delle persone per ascoltare quello che qualcuno ha da dire attraverso un'opera che si proietta su uno schermo, beh, è consolante e ci spinge tutti ad andare avanti e non attestarci così alla difesa di Fort Alamo, ma a progredire e insistere perché il cinema possa costituire davvero un'alternativa a tutto quella che è la fruizione dell'audiovisivo che c'è in questa era digitale. Un secondo pensiero invece lo farei così, alla natura di Bergamo Film Meeting, legata a fatti extra cinematografici. Sto pensando a tutti i guai del mondo, in particolare alla guerra in Ucraina, ma anche tutto sommato quello che la guerra a Gaza, quel tipo di scontro, racconta a noi dell'Occidente. Cioè, noi abbiamo questa sezione principale che si chiama Europe Now. Ecco, questo Europe Now secondo me è importante. E credo che assieme ai grandi pensieri politici, che bisogna lasciare alla diplomazia, agli statisti, è importante oggi riflettere su cos'è l'Europa. Cioè, cos'è questa comunità che si è creata attraverso la storia, ma attraverso mille differenze, lo sappiamo, e che ci porta oggi a sentirci tutti legati da alcuni valori, anche se nella totale diversità delle opinioni. Insomma, mi sembra abbastanza evidente, non userò mai il termine scontro di civiltà, che è quello che qualcun altro ha usato infelicemente negli anni passati, ma insomma, l'idea che dobbiamo riflettere su cos'è essere europei oggi è una delle cose che deve venire fuori dalla visione di questi film. E in ultimo, lasciatemi dire che siccome Bergamo Film Meeting da sempre guarda avanti in tante maniere, ma guarda anche indietro, attraverso retrospettive e recuperi, insomma il recupero di Ready On in chiusura di festival con la partecipazione di Chris Pettit a me colpisce molto personalmente, perché mi ricordo benissimo quel giorno a Londra, credo 25enne o 26enne, nella saletta del British Film Institute, dove Carol Meyer, che era allora la capa del BFI, delle vendite del BFI, fece vedere a me, giovanotto, compratore giovanotto della Bottanto, oggi si userebbe un termine in inglese, ma insomma, vabbè, in realtà eravamo tutta della gente che faceva tutto, insomma, mi ci fece vedere Ready On, un film che mi conquistò e che fu uno dei film che fecero la storia di La Bottanta Film e che sono felicissimo che il Bergamo Film Meeting recuperi, anche perché è veramente legato a delle storie personali, oltre a questa qua della visione che ne feci di qualcun'altra che magari racconterò di persona quando presenteremo il film. Niente, è sempre quindi con un misto di nostalgia e di speranza che faccio questo messaggio istituzionale, e che poi alla fine insomma conta quello che si è fatto, ma conta di più quello che si può ancora fare. Quindi buona conferenza stampa e buon Bergamo Film Meeting.